È arrivato! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo velocissimo video. È arrivato finalmente FIFA 18. Ieri si vociferava di una rottura del day one da GameStop che non c'è stata, quindi alla fine abbiamo dovuto aspettare oggi, che è il giorno ufficiale, cioè il 26 settembre 2017, per l'uscita, come vedete, della Ronaldo Edition, che è la versione praticamente, tra virgolette, diciamo online, fondamentalmente la versione un po' più faiga di FIFA 18. FIFA 18 che in realtà uscirà, quindi il vero day one ufficiale, è il 29 settembre, quindi ancora qualcuno dovrà aspettare, anzi parecchi dovranno ancora aspettare per diversi giorni, mentre noi che abbiamo prenotato la Ronaldo Edition possiamo già giocarci direttamente oggi. E ovviamente tutti quelli che hanno preso la versione Ronaldo, e penso anche tutti quelli che hanno comprato digitalmente la Icon Edition, quella di Ronaldo Erpanzone. E molto velocemente ragazzi faccio vedere il retro, quindi il gioco più bello del mondo, quindi il gioco più bello del mondo d'estanno, è un'affermazione direi abbastanza forte da parte di, penso, Frostbite, perché la dichiarazione sotto è segnata come quella di Frostbite. Include fino a 20 pacchetti Oro Maxi che verranno dati un tot a settimana, non so se uno o due ogni settimana. Tecnologia di animazione Real Player, un sistema innovativo che porta FIFA 18 alla personalità dei giocatori, con Squad Battles, Champions Channel e icone foot, tra cui Maradona, Ronaldo e Nazario ovviamente, e molti altri giocatori leggendari. Quindi ovviamente ragazzi hanno inserito, ovviamente questo penso che fosse scontato, nella Ronaldo Edition, già tutti lo sapete, ma anche in generale in FIFA 18, le icone. Quindi su foot troveremo anche i giocatori tipo appunto Maradona, Ronaldo, e poi come vedete il ritorno di Hunter con un castellare, Ronaldo, Griezmann e molti altri. Quindi fondamentalmente si mostra, o comunque dovrebbe essere, come un FIFA molto molto ricco di contenuti. Io molto velocemente vado a spacchettarlo, ma in realtà non ci sarà niente particolarmente da far vedere, tranne il codice ovviamente che nasconderò per quanto riguarda la Ronaldo Edition, quindi i codici di foot. Ovviamente ragazzi, tra l'altro nel pacchetto dovrebbe essere anche incluso ovviamente il giocatore in prestito, cioè Ronaldo, e altra roba che sinceramente adesso non ricordo, quindi adesso magari la vediamo insieme. Tra l'altro, giustamente, come fa giustamente notare dietro, ovviamente licenze di tanti campionati, tra cui la Premier, la Liga e ovviamente anche la Bundesliga, che è la vera mancanza di PES purtroppo. Ecco, vi volevo dire appunto ragazzi, mentre non ci credo, vabbè, come non detto, vabbè, ovviamente il disco ovviamente mi è caduto di faccia, però vabbè, speriamo che non sia caduto nulla. Allora aspettate che tolgo un attimo i codici, perché qua dentro praticamente c'è un codice, vabbè questo proprio non ve lo posso proprio far vedere perché non ha neanche il retro, in cui vedete c'è il 20% di sconto sul sito della Adidas per acquistare un loro prodotto, quindi vabbè, questo magari potrebbe anche tornarmi utile. Poi qui dentro c'è ovviamente il codice per la modalità Ultimate Team, quindi crea la tua rosa Ultimate Team, scegliendo tra migliaia di giocatori, è la tua occasione di giocare con le più grandi iconi del mondo, eccetera eccetera. Quindi qua dentro ci sono praticamente accesso anticipato di 3 giorni. Allora qui dentro ragazzi vedete il codice per della Ronaldo Edition per riscattare l'accesso anticipato di 3 giorni, vabbè quello ok, fino a 20 pacchetti Oro Premium Max, una settimana per 20 settimane, speravo 2 per 10 io, vabbè. Cristiano Ronaldo in prestito per 5 partite foot e 8 divise foot special edition e sto cazzo. E poi vabbè dentro c'è il solito coso delle avvertenze del cacchio, eccetera eccetera. E la cosa importante ragazzi che vi volevo dire però è che a questo punto inizia probabilmente la carriera allenatore, e ovviamente su FIFA 18 prima di quanto pensavo, perché in realtà avevo intenzione di iniziare prima la carriera con PES 2018, quindi la Master League, poi si è creato l'inghippo che purtroppo io speravo che i file opzioni della Bundes arrivassero un pochino prima, non sono ancora arrivati perché ho già inserito 3 file opzioni, ma ancora giustamente il forum che seguo, che è quello ufficiale italiano di PES, non è ancora riuscito a giustamente finire tutto il lavoro per inserire anche la Bundes, probabilmente ci vorrà un mesetto perché hanno già creato il Bayern Monaco, ma comunque manca proprio il campionato Bundesliga, e quindi trovavo insensata l'idea di iniziare la Master League senza avere la Bundes, anche partendo da squadre basse, senza avere il campionato tedesco che poi non potevo aggiungere in corsa, non aveva assolutamente senso. Probabilmente ci vorrà ancora probabilmente un mesetto dalla sua uscita per vedere quel file opzioni. Quindi niente ragazzi, adesso è arrivato FIFA 18, mi ci lancerò fortissimo, quindi anche su Ultimate Team. Magari qua sotto nei commenti scrivetemi e ditemi se volete vedere magari qualche video, anche la solita Road to Division 1, anche se in realtà è una tipologia di video che mi ha un po' stufato, però magari potrei comunque fare qualche episodio, magari se vi interessa, quindi scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ma quello che assolutamente vorrei fare a questo punto è la carriera allenatore anch'io su FIFA 18. Non ho assolutamente idea su quale squadra, con quale squadra iniziare, magari ci mettiamo un po' d'accordo, magari farò un altro video in cui ci mettiamo un po' d'accordo su quale, su un paio di idee, magari su 2 o 3 squadre e sceglierne una e basta ragazzi. Quindi a meno che, ripeto, non decido io di assolutamente una squadra che voglio fare, a quel punto parto a cannone
e via. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti se volete vedere questa carriera allenatore, magari se avete già qualche consiglio per qualche squadra che volete consigliarmi, magari avete darmi qualche idea, è ben accetto. E niente ragazzi, basta, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un bel mi piace e noi ragazzuoli ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!